Ma che bellino Morgana nello zaino, santo cielo. Oh, quanto sei carino. Vieni sotto e fagli così sotto il mento. Allora, Anne, andiamo sul tetto? Come potevo pensare che sarebbe finita così? Non mi perdonerò mai per avergli obbedito. Oggi andiamo dentro, vero? Vengo io dentro oggi. Andiamo. Ok, ci vediamo sul tetto. Spero vi ricordiate tutti che la scadenza è il 2 maggio. Ok, erano 2 settimane, come mi ricordavo. In pratica dobbiamo solo entrare nel castello e rubare il tesoro di Kamoshida, giusto? Aspetta però, come è fatto questo tesoro? Prima di muovermi voglio saperlo. I tesori sono la forma fisica che assumono i desideri distorti del signore del palazzo. Sono il cuore pulsante dei palazzi. Se li rubiamo, i palazzi dovrebbero crollare, credo. Ciò detto, neanche io so che forma abbia il tesoro di Kamoshida. E dove possiamo trovarlo? Non possiamo saperlo finché non andremo a cercarlo. Dovendoti indovinare, però, punterei al cuore del palazzo. Ah, credo di aver capito. Dunque dobbiamo solo trovare questo tesoro, giusto? Praticamente sì. Finché non entriamo, non potremo sapere molte cose. Ad ogni modo, il nostro obiettivo è trovare il tesoro all'interno del palazzo. Meglio procedere per tempo, per evitare o risolvere circostanze impreviste. Mi aspetto grandi cose da voi. Anche io mi aspetto grandi cose da te, Morgana. D'accordo, per evitare la disgrazia, infiltriamoci nel palazzo. Yoshi! Morgana, bloccata a mezz'aria così. Aiuto, mi sto trasformando! Ma cavoli! Che c'è? Niente, stavo solo pensando che dovremmo scegliere un nome in codice anche per te. Un nome in codice? Io sono Skull, lui è Joker e lui è Mona. È il Mona, scusatemi. A giudicare dal tuo costume, insomma, ha la coda e tutto il resto, perciò. Tu che ne pensi, Phoenix? Sexy cat, kitty woman, cat girl. Aspetta, è così che mi chiamerò d'ora in poi? Non ci sto assolutamente. Come vorresti che ti chiamassimo allora? Qualcosa di meglio di una gattina. Oh, piccolina lei. Magari Panther. Suona piuttosto bene, no? Perché? Perché sembra più feroce? È una panterona. Non chiamarmi così. Concentriamoci su Kamoshida. Oh, giusto, andiamo. Oh, giusto cosa? È il nostro obiettivo dall'inizio. Santo Dio. Ok, ripartiamo da zero, andiamo avanti. Da qui in poi inizia la festa. Lungo la strada vi insegnerò i rudimenti dell'infiltrazione in un palazzo. Plim plim. Oh, che è successo? Vieni dentro. Il padrone vorrebbe parlarti. Badabadabam, badabadabadabam. Pam 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 pam. Ehi là, buongiorno. Il prigioniero Phoenix Star è tornato. Molto bene. Si direbbe che tu abbia fatto un tesoro delle mie parole. La tua riabilitazione vale davvero lo sforzo. Non l'ho chiesto io, cosa significa? Non sto cercando di nasconderti delle informazioni, no. L'essenza della riabilitazione che devi portare a termine ti verrà spiegata a tempo debito. Quando avrai conosciuto degli alleati che sposano i tuoi ideali e avrai scoperto il tuo posto nel mondo. Solo allora ti spiegherò tutto. Tale giorno non deve essere poi così lontano. Questa volta desidero introdurti ai servizi che possiamo offrire. Ah, bene. Che intendi dire? Grazie al tuo potenziale, che ti concede il potere del Jolly, puoi controllare più di una persona. Tale potere custodisce infinite possibilità. Noi ti assisteremo nell'affinare questo potenziale. A tal fine, dobbiamo sacrificare una tua persona. Non allarmarti, le persone sono personalità che dimorano nelle tue interiora. Ergo, non farai altro che scartare le vecchie personalità per farle rinascere come nuove.
Rigettando la tua vecchia identità, ne generi una nuova. Pertanto, chiamiamo quel rito esecuzione. Consideralo come una fusione delle tue persone. Per cominciare, seleziona la prima persona che desideri fondere. Questa qui. Ora, prima di nominare la seconda persona, permetti di dirti una cosa che è di assoluta importanza. Ti ricordi quando ho citato il valere dei legami con i confidenti? Le persone sono poteri del legame del cuore. Più forti sono quei legami, più forte saranno le tue persone. Insomma, gli effetti dei tuoi legami sull'esecuzione, o sulla fusione se vuoi, sono considerevoli. Fondendo una persona che condivide il suo arcano con i tuoi legami, essa ottiene un enorme potere. Sarà un principio essenziale per le tue incursioni nelle fusioni, cerca di non dimenticartelo. Peccato che io devo solo evocare, non me ne frega niente di fondere, maestro. Inoltre, devo metterti in guardia su un aspetto. Non puoi creare una persona che superi il tuo livello attuale, bugia. Questa perché ti sarebbe impossibile gestire una persona di tale potenza. In realtà, andando un po' più avanti si può fare, quindi... Forza, esamina i risultati della fusione e scegli una persona della tua altezza. Va bene, fondiamo questi due allora. Ed ottengo un demone in un vaso. Questa è la forma prevista per la tua nuova persona dopo la fusione. È possibile far ereditare loro delle abilità che non acquisirebbero normalmente. Abilità e specialità sono distinte le une dalle altre. Le abilità sono trasferite tramite fusione, che sono queste qua, quelle sopra di noi. I vostri legami con il confidente di rango 1 riceverà qualche nuovo potere. Sei davvero sicuro che questa persona sia accettabile? No, non la voglio io. Va bene, fondiamola. Questa è anche l'unica volta in cui vedremo questa scena, in cui Arsène ci parla, praticamente. Io sono Arsène, l'altro te che esiste nella tua interiora. Anche se ora svanisco, resterò per sempre al tuo fianco. Insomma, sono una persona di livello 1, puoi sacrificarmi adesso e non cagarmi mai più. Però rimarrò per sempre anche più avanti. Ci incontreremo ancora quando il tuo fato giungerà a compimento. Mamma mia, è incredibile che tra l'altro quello che sta dicendo è vero. È vero. E questa scena dobbiamo vederla per forza. Oh no, mi sacrificano. Io sono pronto. E noi vi ammazziamo ora. Guardali belli incappucciati. La loro essenza sta per renderli una cosa unica. Meagiton, da adesso sarò la tua maschera. Usami, usami, usami. Use me, use me, use me. Che tra l'altro questo qua l'ho fatto appunto proprio in questo tutorial e mai più cagato. Mai, mai più cagato. Davvero impressionante. Una persona più forte è nata dal sangue e dal corpo di quelle vecchie. Sarà la tua nuova forza. Cosa intendi? Questo non ha alcun senso. Il suo valore ti sarà più chiaro quando calcherai nuovamente il campo di battaglia. Raccogli le persone e portale qui. Raccoglini in quantità, giustiziale e continua a dare vita a persone sempre più potenti. Che vorrei evocare, maestro? Sviluppare i tuoi poteri in questo modo avrà un ruolo cruciale nel tuo opporti alla rovina. Per favorire la tua riabilitazione offriamo svariati rituali, tra cui scegliere un materiale da esecuzione. E a seconda del tuo impegno, il nostro padrone potrebbe accettare di sviluppare nuovi rituali. Versa le tue lacrime di gioia, prigioniero. Nel tuo cuore cresce sempre più la forza della ribellione. La tua riabilitazione sembra procedere a meraviglia. Un fatto certamente lieto. Nell'attesa di quel che verrà, ti ho preparato un dono. Spero che tu voglia accettarlo. Percepisco un forte legame. Il terzo occhio, premendo L2 vediamo le cose ora. Ci sarà molto utile quell'abilità. Il terzo occhio, grazie, grazie. È un'abilità da ladro, che permette di sfruttare il tuo sesto senso per vedere cosa si cela nell'oscurità. Ritengo tu possa gestirla adesso. Continua a dedicare tutto te stesso alla riabilitazione.
Ora, se hai una qualsiasi richiesta, la esaudiremo. Liberami. Sì, avrei delle richieste in realtà, eh. Sei arrivato, devo dirti una cosa. Altri nomi riempiono il registro, poche righe e l'avrei completato. Il nostro padrone è soddisfatto della tua riabilitazione e ti ha concesso un privilegio speciale. Questo perché ho già il 94% delle persone già trovate. Ti faremo uno sconto maggiore quando evocherai dal registro. Non male, prigioniero. Forse sarai in grado di riempire completamente il registro. O persino... impegnati nella tua riabilitazione. Me ne mancano pochissime, dannazione. Benvenuto nella stanza di velluto. Hai bisogno di qualcosa oggi? Sì, di riprendermi le mie persone. Fammi vedere, Cristo. Eccolo qua il mio Arsen. 191.000 yen a livello 90. Arsen, torna da me. Io ti rivoglio in squadra, dannazione. Oh, sì. Sì. Mi permetto di mostrarvi alcune delle mie persone più potenti. Austerius Picaro, Lucifero, Satana, Maria, Kaguya Picaro, e questa la prendiamo. Assolutamente. Grazie. Yoshitsune. Oh, quanto tempo, amico mio. Odino, Arsen, come vi ho mostrato poco fa, e Alat. Questo bestione qui assorbe tutto tranne la luce, però quello la posso gestire. E questo bestione qui è il mio tank di supporto. Riflette e assorbe qualsiasi cosa e mi permette di potenziare tutta la squadra e potenziare i miei futuri attacchi. Tu, ciccio mio, per adesso non mi servi granché. Però ti prendo per sfizio, vieni. L'ultimo, questo ve lo mostro soltanto. Alice, questo personaggio è l'ultimo che ho creato prima di resettare il gioco e ha queste due abilità che insta-killano. E c'ha un'abilità che adesso non si nota, che aumenta la possibilità di insta-kill. Però per adesso resti qua, ciccia. Grazie di tutto, ma per ora no. Vorrei solo farvi vedere una cosa. Questa persona qua è quella che abbiamo appena fatto. Questa è quella che ho dal primo gameplay. Non cambia assolutamente niente, gli ho messo anche a lei Eia. E da lì in poi non l'ho mai più usata, veramente. Liberiamoci della roba inutile. Ciao. Arsen, Kaguya e Alat. C'ho ancora tre posti. Potrei scegliere qualcuno effettivamente. Giusto per... Io sceglierei Maria per curarci, perché questa è la mia healer definitiva in sto cacchio di gioco. E Yoshitsune, che è il personaggio di mero attacco fisico. E per adesso lascio uno spazio vuoto in cui deciderò più avanti cosa portarmi. Signorine, io ho finito. Posso uscire? Grazie. Torna indietro e goditi la pausa. Ciao, me ne vado. Tan 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 tan. Qualcosa non va? Sei rimasto lì impalato tutto ad un colpo. No, i miei compagni è sembrato che fossi immobile. Perché ti metti a fissare il vuoto così? A volte è davvero difficile capire cosa pensi. Diciamo che è un uomo di grande intelletto. Contiamo su di te, Joker. Chissà. Forse ho un segreto. Allora, da dove iniziamo? Andiamo alla safe room della volta scorsa. È al primo piano dell'edificio ovest. È abbastanza vicino al solito ingresso. Dovrebbe essere un buon punto di partenza. Safe room? Capirai tutto quando la vedrai. Forza, diamoci da fare. Posso viaggiare veloce, perfetto, così non dobbiamo camminare, ragazzi. Guardala qua che mi aspetta. E ora che abbiamo recuperato un paio di persone, facciamo un salvataggio per sicurezza. Oh, non vedo l'ora veramente di mostrarvele queste persone in azione. Quasi quasi faccio, a parte lui che ovviamente non serve a combattere, e neanche lei effettivamente, ho due supporter nella squadra, non ci avevo pensato. Facciamo tre incontri e vi mostro il potenziale di tutti e tre. Viaggiamo alla safe room ed eccoci qua. Ah? Che problemi ha questo posto? Un vuoto nella cognizione, una safe room per così dire. Sì, ma non ho ancora capito. Oh no. Non ha senso quel oh no effettivamente, Ryuji, no?
Non ho capito bene i dettagli, ma penso sia un posto dove le ombre non possono trovarci. Non pensavo che esistesse un posto del genere qui. Allora, che facciamo in questa safe room? Una pausa, e possiamo anche discutere delle varie cose. Quindi questo luogo serve a riposare e a creare dei piani, ricevuto. Allora penso che riposerò un po' qui. Fammi sapere quando siamo pronti a muoverci, Joker. Ma non avete fatto niente. Di che cosa dovete riposare voi? Ah, giusto, la discussione della safe room mi ha ricordato. Questo è per te. Un kit energetico S. Puoi usarlo solo nei luoghi sicuri, ma farà sparire tutta la stanchezza dei combattimenti precedenti. Non è vero tutta, perché è piccolo, ricarica il 20% sì e no dell'energia. Deciderai tu quando usarlo. Assicurati che sia il momento giusto. Beh, tanto ora non è il momento giusto, Morgana, anche perché siamo al pieno di energia. Cosa vuoi fare, Joker? Continuiamo a esplorare. Oh, abbiamo finito? Sì, non dovevamo neanche parlare. Quindi... Ok, riprendiamo l'esplorazione. La volta scorsa siamo passati da lì, quindi oggi continuiamo da qua. Allora, non abbiamo idea di cosa ci aspetti più avanti. Ecco, prendi questi. Questi splendidi strumenti sono approvati dal sottoscritto. Usali bene, d'accordo? Benissimo, un po' di roba. Tanto per ora non ci servono a niente. Vorrei attaccare quella persona appena si gira, che in realtà è un'ombra. Continuo a sbagliare io. Continuo a dire persona invece di ombra, ma va bene così. Oh, ma guarda, un po' di pixie. E io sono il più veloce, giustamente, perché ho le persone con statistica 99, quindi. Chissà cosa sono deboli. Forse potrei mostrarvi uno di questi. Abbiamo una persona di livello 90 con statistiche 99. Contro nemici di livello 1 o 2 a dir tanto. Ok. E questo era uno. Passiamo a Kaguya. Questa qua, Dio mio, è fantastica. Potrei fare il boss finale con questo e sarei felice uguale. Oh, ma guarda, è apparso un cavaliere qua dentro. Eccolo che si gira e io ti attacco. Tanto uno sono punti esperienza, due soldi che... Vabbè, lasciamo perdere. E tre dimostrazioni di potenza. Danno sacro leggero a tutti i nemici, da 4 a 8 volte. Non fatevi ingannare da quel leggero. Con la giusta build possiamo fare grossi danni. Soprattutto grossi numeri, visto che è da 4 a 8. E quei 4 sono fissi, perlomeno. Metti che comunque fai 4 da 250. Sono 1000 di danno, Facile, facile. Ma se non hai fatto niente, sto facendo tutto io, dannazione. Dai, attacco. Dio mio, quel fiorellino, quanto lo odio. Ah, giusto, posso cambiarle anche in questo momento uno. Ecco qua, Yoshitsune. Asoutobi. Cazzo, sono sopravvissuti. E allora li meniamo. No, vabbè, vi ho mostrato l'animazione, ma io volevo mostrarvi tutt'altro. Allora, fai la guardia, che vorrei attaccare con Ann per mostrarvi l'attacco di frusta. Già, è una dominatrice lei. You don't wanna be. Siamo anche saliti di livello, santo Dio. Allora, piano piano il livello di allerta sta scendendo. Oh, ma guarda un po'. Ehi, ce n'è una anche qui. Bene, ora che abbiamo espanso la nostra formazione, è il momento di provare quella cosa. Cosa stai tramando? È una mossa che ti garantirà un vantaggio in battaglia. Si chiama staffetta. Ma capirete meglio se ve la mostro mentre sterminiamo quell'ombra. In realtà so già come funziona la staffetta, Morgana. Però mostramelo. Il bello che hanno messo tutti i nemici deboli a ogni mio tipo di elemento, praticamente. Oscurità, elettrico, fuoco e ce n'è un altro. Vento, giusto. Ok, ti faccio vedere io, osserva attentamente. Garu. Ed eccolo qua debole. Con questa opportunità per eseguire una staffetta e passare il turno a qualcun altro. Ma non a me. Ok, posso passare il mio turno agli altri e far guadagnare all'ultimo un potere maggiore. Ora colpisci la debolezza del nemico e prova a fare la staffetta.
La cosa più giusta è fare questo. Fammi solo vedere. Debole al fulmine e debole al fuoco, giustamente. Vai di staffetta a lei. Lei è importantissima, ragazzi, perché è uno degli attaccanti magici più potenti di sto cazzo di gioco. Veramente. Lei c'ha un potenziale immenso, credetemi. E ora, Skull, col potere definitivo e attacco e recupero al massimo. Vedi? Tutto costa zero, ma soprattutto tutto è più potente. Nei loro limiti, diciamo. Io 600 li faccio attaccando, praticamente, però va bene così. Un perfetto lavoro di squadra, sapevo che ce l'avreste fatta. Migliorarsi individualmente è importante, ma crescere come squadra lo è altrettanto. Coordinando i nostri sforzi possiamo dominare la battaglia, le staffette saranno cruciali. Eh già, ci sarà un livello intero, credetemi se ve lo dico, che richiederà solamente le staffette, veramente. Oh, giusto, posso rompere le casse e trovare della roba. Ci sarà un livello molto più avanti che non richiederà studio o potenza, no, richiede solamente staffetta e coordinazione. Dannazione, ce n'è una anche qui. Oh beh, attacchiamola alle spalle come al solito. Certo, se vuoi farlo in modo tradizionale, ma potremmo aggiungere un pizzico di stile. Vedi quel divanetto lungo il corridoio? Usali per nasconderti e avvicinarti al nemico. Una volta tiro, salta fuori e strappagli la maschera. Wow, sembra una gran figata. Ehi, non siamo in un film. Joker, con la tua destrezza non dovresti avere problemi, provaci. Proviamoci. Ogni angolo e ogni punto buio è un nascondiglio in pratica in questo gioco. Tac, tac e attacco alle spalle. Parababam, pam pam. Ah no, questa volta no, eh. Oh, potrei sfruttare le debolezze di tutti, ma potrei anche semplicemente fare questo. Oh, che bello essere overpower. Questo non è cheatare alla fine, perché ho dovuto metterci impegno per avere tutta la roba, se ci pensate. Il cheat è una cosa diversa. È iniziare un gioco o ricominciarlo da zero non avendo veramente nulla e cheatando le cose. Bene, funziona alla grande. È stato incredibile. Non riusciranno a individuarci quando siamo nascosti. Esatto, se restiamo nascosti i nemici non ci noteranno nemmeno. E quando ci nasconderemo possiamo prepararci per tendere un'imboscata. Grazie. Ok, nascondiamoci qui dietro l'angolo e attacchiamo questo Barba Gianni. Il bello è che non importa che loro siano di fronte, di spalle, di lato, tu puoi sempre attaccarli. Giusto, devo rimostrarvi questa abilità che purtroppo non è andata a buon fine. Vai, attacca! Quelli sono 8 colpi consecutivi, 8. Leggeri, per carità, fanno 200 di danno quando non li potenzi, ma fidatevi che con la potenza giusta veramente spacchi. Ok, proseguiamo. Chissà cosa succede se arrivo con l'indicatore rosso. Ah no, questo non lo posso rompere, scherzavo. Posso romperlo ma non c'era dentro niente. Qua invece c'è una tromba benedetta. Cos'è, un soprannome? Tromba benedetta? Dai, devo rendere giustizia a Yoshitsune. Voglio riuscire ad attaccare e distruggere tutti i nemici in una botta sola. Guardate, laggiù c'è qualcosa. Ma le sbarre bloccano il passaggio. A giudicare dalla misura di sicurezza deve essere importante. Deve esserci per forza un modo per entrare ed uscire. Joker, credi di poter risolvere il mistero di questa stanza? Sono certo che il tuo spirito di osservazione ci aiuterà a passare. In pratica sta dicendo usa L2 per scoprire cosa è successo. Allora, dobbiamo tirare questa leva. Non succede niente. Poi seguendo le tracce andare alla prossima e avremmo aperto il cancellino. Se avessimo toccato una delle altre leve sarebbe arrivato qualche nemico. Niente più. Oh, non mi aspettavo altro da te, Joker. Grazie. È bello avere delle aspettative. Clink. Hai ottenuto una mappa. Ma che diavolo, tutti questi sistemi di sicurezza per una vecchia mappa. Sei sei un caso disperato. Non capisci l'importanza della mappa. Ora vediamo dove andare. Con questo potremo capire meglio la topografia del palazzo. Per un ladro fantasma è fondamentale. Ora trovare la strada sarà una passeggiata. Aspetta, quindi dice dove si trova il tesoro?
Oh, in realtà sembra che questa mappa sia incompleta. Dovrebbero essercene altre da qualche parte. Ok, iniziamo a cercare dove possiamo. Probabilmente lungo la strada troveremo un'altra mappa. Molto semplice come cosa, però sì. Quindi, uscendo da qua, ci troviamo di fronte un nemico che non mi ha visto, palesemente. E io posso attaccarlo. Dai, ti prego, stavolta voglio riuscire a fare un attacco su tutti quanti. Maledetto fiorellino, non mi sfuggirai questa volta. Com'è possibile che mi sfugge sempre qualcuno a quell'attacco? Dio mio. Uno degli attacchi più potenti di tutto il gioco e riescono a schivarli i mostri di livello 2, santo cielo. Vabbè, non importa. Tanto finché abbiamo la nostra squadra, siamo a posto noi. E tra l'altro voglio mostrarvi una cosa. Avete presente che prima Arsène e Alat vi ho detto che non avevano resistenza alla luce? Con quell'accessorio che ci siamo messo che annulla sia il sacro che il maledetto, ora il maledetto e il sacro sono bloccati e non mi fanno più danno. Stessa cosa per lui, quindi ha riflette tutti gli attacchi e assorbe tutti gli attacchi. Questa è strategia, ragazzi. Non mi serve neanche che lui sia a un potenziale maggiore di questo, perché tanto non può essere attaccato per nulla. Se anche lo uso per ultimo, in realtà mi viene comodo, perché così i nemici consumano i loro turni non facendomi nulla e magari anche curandomi. E soprattutto, siccome io sono l'ultimo che farà un'azione, cambiando persona con una magari più veloce, tipo appunto Arsène, sarò il primo ad attaccare dopo. Giusto per curiosità, vi faccio vedere Alat che cosa fa. Lì c'è un'ombra. E allora attacchiamola, Ryuji. Non ci vuole niente. Allora, a prescindere che Alat è lento, sono più veloci tutti gli altri in questo momento. Termopili ci permette di fare una cosa, ovvero potenziare tutti quanti. Non lo posso fare adesso perché il gioco ha ancora bloccato una cosa. Non posso ancora mostrarvelo, ve lo dovrò mostrare a tempo debito. Questo non lo sapevo, vabbè, non importa. E concentrazione invece posso farlo su di me. Va bene, vi mostro concentrazione allora. Concentrazione raddoppia e oltre il mio potenziale d'attacco magico. Io ora mi guardio con tutti, così dopo attacco di nuovo con me stesso. Aia, 7 di danno, wow. Come potete vedere, loro mi stanno attaccando col fuoco e io mi sono curato. Allora, il danno del prossimo attacco magico più che raddoppiato, perfetto. Questo vuol dire che se usassi, per esempio, Maegon o frecce splendenti, facciamo il doppio. Prima facevamo 300, ora abbiamo fatto 600 e passa. Perfetto. Questo è il potenziale, ragazzi. E tra l'altro, Alat in questo momento è anche ombra eliminata, grazie. In questo momento, tra l'altro, dove c'è scritto il nome di là per voi, dove c'è scritto il nome Alat e il mio Phoenix, sotto ci dovrebbe essere scritto un'altra descrizione, che è l'abilità di ogni persona. In questo caso Alat ha la possibilità di usare Termopili, che è un'abilità che si può usare quando circondati. Circondati è una cosa che non succede spesso, ma può succedere. Con l'abilità che gli ho messo a lui, questo è sempre attivo. Posso usarlo anche se non siamo circondati. E credetemi che Termopili è fantastico. Detto questo, continuiamo a rubare e andiamo avanti. Qua ora è tutto chiuso. Questo vuol dire che basterà scavalcare per poter passare. Vediamo, qua c'è qualche oggetto. Sembrerebbe di no, ma posso saltare sopra il lampadario ed è l'unica opzione che mi rimane plausibile. Salta. Salta. Da questo lato non si può, quindi salta anche di qua. Salta anche di qua e sei arrivato. Bravo Joker. Eccoti qua. Perfetto, sento rumore di cesta, eccola qui. Ciao. Oh, è chiuso. Serve un grimaldello duraturo. Ne hai con te, giusto? Approfittane. Oh, ma guarda, cosa stai guardando, Panther? Un'armatura della guardia. Oh, un'armatura inutile, che bello. E qui un'altra safe room. Oh, una nuova safe room. Perfetto, figo, potremmo tornare direttamente qui se vogliamo. Cosa che non succederà. Dobbiamo andare da questa parte. C'è qualcosa che posso rompere? No. Se la mappa è corretta, c'è ancora tanta strada da fare.
E non è tutto, ci sono anche una miriade di ombre di pattuglia. Non puoi gettarti nella mischia senza pensare. Prima sarebbe meglio valutare la loro forza. E come dovremmo fare? Beh, dobbiamo osservare cosa fanno i nemici e raccogliere informazioni sulle loro abilità. Dovresti esserne in grado, Joker. Ovvero usa il terzo occhio per vedere di che colore sono i nemici. Se sono gialli sono al tuo livello, se sono azzurri sono di un livello inferiore. Se sono verdi, beh, ve lo dirò più avanti cosa succede se sono verdi. Se sono rossi sono pericolosi, ma nulla è troppo pericoloso in realtà. Oh, questo gattaccio. Dio mio, questo gattaccio del culo. Vi dico solo che il primo gameplay in questa zona ho fatto una fatica di merda a cercare di catturarlo. Alla fine ce l'ho fatta però. Beccati questo però. E addio gattaccio. Mamma mia quell'attacco. Quando saremo più potenti vedrete. Dannazione quanto danno fa quella roba. Ora però, siccome Alat non ci serve, io direi di mettere Arsen e proseguire. Ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere Maria. Non vi ho fatto vedere Maria. Prima equipaggiamo lei, poi mettiamo Arsen. Arsen, cioè, Maria sì, è un personaggio healer, come vi ho detto, ma è anche healer passivo. Oltre all'effettivo curare normale, cura anche in passivo, quindi è perfetta per qualsiasi cosa. Con questa abilità curiamo e ripristiniamo tutto quanto. Con questa invece rifacciamo risorgere tutti quanti, però per adesso non ci serve, quindi... Vai Arsen, colpo perfetto! Mamma mia, 2500, porca troia, di critico tra l'altro, però vabbè, quella mossa è alta possibilità di critico, quindi ci sta. E sono contento che Arsen sia rimasto del livello a cui l'avevo messo, ovvero il 90, perché sarebbe stato un crimine veramente dover ricominciare tutto da capo con Arsen. Cioè sarebbe stato un vero peccato dopo tutto il tempo che ci ho speso su per renderlo quella bestia che state vedendo. Cioè Arsen, io ho deciso di mettermi a farlo per un giusto, c'ho ancora Maria. Per un semplice fattore, perché è la nostra prima persona di aspetto figo e ho detto un caster di attacchi a distanza, cioè di attacchi da fuoco e l'attacco maledetto non ce l'avevo e ho detto su qui posso ripiegare. E Arsen è stata la scelta logicamente più giusta secondo me. Certo, non ha ste grandi difese e non è la migliore delle persone, c'è anche di meglio assolutamente, ma ho voluto dargli giustizia. Quindi Arsen, fuoco di soppressione, distruggili sti nani. Madonna quanto critico. E tra l'altro il loro potenziale ancora non è al massimo, ragazzi, veramente. C'è ancora un'abilità che ancora non è sbloccata in tutte le persone, veramente, sappiatelo questo. Vorrei giusto, per completezza, farvi vedere Maria. Maria, come vi ho detto, è la nostra healer, sia attiva con le abilità attive che passiva. Assorbe gli attacchi fisici, questo io l'ho messo come plus, diciamo, assorbe fuoco, perché se non ricordo male non ce l'aveva. Signore della magia, dimezza il costo di SP, questo è importante perché questo costa il doppio e questo pure. E diciamo che in una lotta pagare il meno possibile di punti magia è sempre buono. Aumenta ancora di più l'illusione agli attacchi magici, quindi se mi curo cerco di evitare anche i colpi. Abbraccio sacro, ripristina il 25% degli HP in battaglia, quindi non è 100 punti o dipende sempre da quanto ce ne ho, più altri 15% più 15 punti magia durante ogni turno ed è fantastico. Mentre sia Arsen che Kaguya, eccola qui, hanno questa abilità, urlo di trionfo, ripristina del tutto HP SP dopo la battaglia. Questa è una delle abilità più rare da trovare in una fusione e per fortuna sono riuscito ad averne su una e ho iniziato a dropparla su tutti quanti. Più avanti magari, se riesco, vi faccio vedere anche come, cioè non in questo episodio. Però se voglio essere totalmente onesto, qual è stata la prima persona che ho potenziato al massimo? Indovinate secondo voi, ve la faccio anche più semplice, fra queste 5 persone
qual è stata la prima che ho livellato. Indovinate, forza. Vediamo intanto. Dove devo andare? No, dai. Già, un altro cancello. Altre sbarre, sul serio. Ma c'è un modo per superarle, vero? Cerchiamo in giro, Joker. Forse queste catene, non lo so. Comunque, loro entrano prima non da questa, ma da questa qua in fondo. Ok. Tiriamo questo. Oh, quella sì che mi sembra familiare. The fuck? Bloop. Questo perché, mio caro Joker, non hai ancora premuto la seconda, quindi... Vai. Oh. Mi ricordo il video di Madagascar. Fiori, oh. Sì, ecco, ecco fatto, andiamo. Allora proseguiamo. Yare, yare. Cavolo, non ci sono un po' troppe sbarre qui per essere una sala da pranzo? Già, lo credo anch'io. Ora, stando alla mappa, dovremmo andare di là. Ecco, appunto. Dovrebbe esserci un percorso oltre quelle sbarre. A quanto pare ci hanno di nuovo reso le cose difficili. Ma non dovrebbe essere così difficile. Risolviamo la faccenda. Ok, qua, se non ricordo male, non c'è un vero e proprio aiuto, perché qua diventa un po' più tosta, però vediamo se me la ricordo. Allora, lì è aperto, tra l'altro, però non ci serve. Iniziamo da questa. Specchete. Questa si apre e le altre si abbassano. Lì c'è un oggetto, tra l'altro, aspetta. Ritirala. Ok, se questa è alzata, quello è chiuso. Ok, vabbè, in realtà gli oggetti potrei anche lasciarli lì, in realtà. Perché sono tutti oggetti che... uno ho sicuro e due non mi servono più. Poi loro tirano la leva questa, così si abbassa e si rialza quello. Perfetto. Poi tirano questa qui, salgono là sopra e vanno dall'altro lato. Proviamoci. Vediamo se fidarci. Anche se in realtà mi sa che no, forse è giusto, aspetta. Quella è aperta, perfetto, come immaginavo. Entra qua dentro. E passiamo dall'altra parte, forza. Speravo in un commento di Lady Anne qua, perché siamo passati in quel buco stretto. Oddio, Lady Anne. Un forziere, apriamolo. Attrezzatura spettrale, Dio mio. Ehi, quella roba fa un po' ribrezzo, dovresti portarla a lavare. Nah, Morgana, detto sinceramente non ti leggo neanche, perché questa roba è talmente di basso livello per tutti noi ora che pensare di doverla anche sistemare direi proprio di no. Avari. Allora, è tutto aperto, posso... dannazione. Posso passare? Sì, però prima rompiamo questo oggetto. Un bicchiere scheggiato, voglio proprio vedere chi è che lo comprerà. Sappiamo tutti chi è che lo comprerà, forza. Allora, vai, attacco! Il nostro nemico è il gattino. Allora, chi abbiamo qui? Ma Aegon su tutti. Io comunque continuo ad attaccare io, perché tanto uno mi ricarico e due non faccio consumare turni agli altri e soprattutto punti magia. La prima volta che sono stato qui, ammetto di essere uscito comunque dal castello perché non avevo più punti magia, non potevo più curarmi, non avevo soldi per comprare roba per curarmi. E ho detto, forse è meglio uscire così mi ricarico e poi rientriamo domani. Aspetta, qua mi ricordo male, ok, niente, scherzone. C'è una guardia, nasconditi. Eccola qua, attacca. Perfetto, è stato facile. Ogni tanto capiterà anche che se una ombra è vicina a un'altra, dopo un combattimento ne avvia subito un altro nello stesso momento. Ogni tanto è giusto anche combattere melee, perché sennò attacchiamo solo con le magie e non è divertente. Anche se in realtà è comunque intrigante shottare con un colpo solo. A me queste cose intrigano sempre, perché i New Game Plus alla fine sono motivazione di, boh, completismo secondo me. Ok, questa è chiusa e non si può aprire. Ergo, Joker, dobbiamo passare di qua. Se vado di qua cosa c'è? Scusami un attimo.
Il nulla, ok. Speravo almeno in un oggetto. Allora, vediamo dove finiamo. Azzardati a guardare e ti prendo a calci. Oh, Dio mio. Guardate, un forziere, vediamo cosa contiene. C'è una guardia. È tutto ok. Ehi, Joker, pensi di poter fare un'imboscata da qui? È come saltare addosso da dietro a un nascondiglio. Provaci. In sostanza è un attacco dall'alto. Non cambia assolutamente niente da un'imboscata normale, ma gli attacchi dall'alto veramente li useremo pochissime volte, letteralmente. E giusto per sfregio ti attacco con questo. Pio, 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 pio. È sopravvissuto. Era scriptata questa cosa? Sì, penso di sì. Che vuoi, lanterna? Perché sei ancora vivo? Forse mi vuoi dire che ti arrendi? Eccolo qua. Ti prego, non uccidermi. Mi arrendo, ti prego, abbi pietà. Ok. Dammi i soldi. Eh? Mi ha già detto addio? Credevo saremmo rimasti insieme per sempre, oh. Non possiamo tornare insieme, oh? Ok, negoziamo. No, non l'ho voluto. È vero. Volevate i soldi, giusto? Tieni. Madonna, la povertà. La povertà, 136 yen, Dio mio. Gli spiccioli così, neanche un euro fra un po'. Cioè proprio mi ha lanciato una moneta. Tieni un euro, almeno non uccidermi. Non credevo che anche le ombre implorassero pietà, sono colpita. Vedi, anche le ombre hanno dei sentimenti. Una volta messe alle strette ovviamente hanno paura, e ci credo. Io con un coltello divino in mano appena li vedo. Potrebbe essere utile metterle di proposito nelle condizioni di chiedere pietà. Pare inoltre che abbiano diversi temperamenti, sfruttarli potrebbe facilitare le negoziazioni. Cercherò di suggerirti la risposta che le ombre si aspettano in base alla loro personalità. Grazie, Mona. Apriamo il forziere e ci troviamo un anello della brezza. Questo accessorio sembra possedere un potere speciale, scommetto che ci tornerà utile. No, non ci tornerà utile mai, mai. Ma proprio, cioè l'ho usato forse mezza volta quando ancora non avevo altri oggetti, veramente, ragazzi, cioè... No, non sarà mai utile. Bene, muoviamoci. Va bene, in realtà potevo anche lasciarlo lì, che tanto non tornerò mai da queste parti. Cavolo. Sembra davvero in pessime condizioni. E quindi? Come passiamo? Non credo che andremo molto lontani per di qua. Diamo un'occhiata altrove? Aspettate, guardate lassù. Tadan, un rampino. Un aggancio più che altro. Che mi dite di quello? Lanciamo una corda e proviamo ad arrampicarci? I ladri fantasma fanno le cose con più stile di così. E so esattamente cosa può fare al caso nostro. Che cosa? Cosa mi hai messo in mano? Quing. Bene, sembra calzare a pennello. Che mi hai messo addosso? Che cos'è questa cosa? È una cosetta su cui sto lavorando in gran segreto. Solo nel Royal. Il rampino ti permette di raggiungere alla svelta aree difficilmente accessibili. Capirei cosa intendo non appena l'avrete testato. Forza, provalo. Va bene. Allora, proviamo questo suddetto rampingo. Ma scommetto che te la caverai benissimo, Joker, agendo con furbizia. Provaci. Va bene, andiamo. Eccolo là, vola! Bullseye! Wow, cos'era quello? Eravate tutti... Ah! Wow, qui si può fare proprio tutto, basta pensarlo abbastanza. Ce l'hai fatta, lo sapevo. Benissimo, sono contento. Un forziere, perfetto. Attrezzatura spettrale, bello. Tutta sta roba poi la andrò a vendere, sappiatelo. Di qua non si torna più indietro e lì, guarda un po', c'è un'ombra super cattiva. Yo, quel tizio non promette niente di buono. Già, sembra molto forte. Ma non solo, sembra più attento all'ambiente circostante. Meglio procedere con cautela. Mica tanto in realtà, cioè... Nonostante sia attento, non fa grande differenza. Devo essere proprio sincero e brutale. Affrontare nemici feroci vuol dire più punti esperienza, ma soprattutto
Loro sono più cattivi di noi. Hanno il livello 9? La cosa non mi dà nessun tipo di problema, mio caro. Fammi solo vedere una roba, scusami. Sei resistente al fuoco e blocchi i colpi. Blocchi solamente i colpi? Allora becca di questo colpo oscuro. Oh, ma guarda, è sopravvissuto. Ah già, giusto, sono stupido. Ho fatto la stupidata di sparargli nonostante lo bloccasse, e lo sapevo. Perfetto, tutto si è sistemato. Livello 7. Niente che vedere con me. Eh già. Come faremo a entrare qui? Ci serve un oggetto. Yo. Ehi, abbiamo già visto una cosa simile. Se ricordo bene, dobbiamo tirare quello. Un attimo, sotto c'è un'intaccatura rotonda. A quanto pare dobbiamo metterci qualcosa. Serve una chiave, chissà dove si trova. Andiamo a cercarla, Joker. Ok, già lo sapevo in realtà che servisse una chiave, ma l'ho fatto solo perché tanto me l'avreste detto comunque, quindi meglio essere previdenti. Il cavallino. Morto. Devo essere sincero, in questo gioco le ombre slash le persone che ci sono a forma di cavallo mi mettono un'inquietudine, ma non perché io abbia problemi coi cavalli o cose del genere, è che sono proprio brutti, proprio brutti, ragazzi, santo cielo. Oh, ma guarda, degli incubi, letteralmente. Ha eliminato uno così, madonna, uno solamente? Un colpo ciascuno e via. No, in realtà ne ho messi due, però va bene uguale. Carmen impara a dormire. Incredibilmente l'abilità di addormentare, soprattutto all'inizio, è fantastica. Credetemi che vale veramente la pena di avere uno slot solamente per far addormentare i nemici. Più avanti non servirà più a niente, però va bene uguale. Ehi, qua ci sono dei libri. Trovato qualcosa? Gloria dei muscoli, Muscolandia. Dio, sembra di essere nel tempio del bicipite. Sto tipo è ossessionato dai muscoli. Disgustoso. Dio mio. Muscolandia. Ecco fatto. Arrivo. Quindi, gattino, gattino e signora delle pulizie. Che bello che Morgana continua a dirmi: ne ha eliminato uno, tutti li ho eliminati. Che poi vabbè, in realtà non mi metto neanche a editarle queste parti, perché veramente non ci vuole niente, niente per sistemarli, quindi. E questo cos'è? C'è qualcosa? Quel libro ti incuriosisce? In tal caso proviamo a prenderlo. Che cosa abbiamo ottenuto? Il libro della regina. Perfetto. Libro della regina. Dite che questo libro è speciale? Abbastanza, Ryuji, abbastanza. Ce n'è un altro per caso? Non in questa stanza. Però ce n'è uno qui. No, qua c'è un buco. Ok, però non è quello che ci serve. Oh, qua invece safe room, non me lo ricordavo, devo essere sincero. Usciamo da qui però. Ecco, in questa zona, dopo che ho trovato tutti i libri che ci sono qui, sono uscito, perché non avevo più HP né SP per poter affrontare queste zone. Allora, qua c'è un altro libro. Qual è? Sì, mi incuriosisce, Mona. Questo è il libro dello schiavo. Perfetto. Libro dello schiavo, sembra importante. E allora portiamocelo via. Qua? Ah, è su il muro. Dicevo, che cacchio è tutto sto scuro. Qua c'è un'altra stanza. Nascondiamoci. E niente, mi hanno visto, non so come, però va bene uguale. Kamoshida-san, Oddio, faccio tutto quanto i castelli adesso solo con la pistola. No, non ne vale la pena e non si riuscirebbe a fare. Però va bene crederci. Allora, che c'è? Ti interessa? E allora prendilo. Esatto, allora prendiamolo. Il libro del palestrato. Sembra uno strano libro sulle tecniche di bodybuilding. E questo libro, fortunatamente, mi ricordo dove vada. Ovvero qua. Lo scaffale dei muscoli. Non ancora, a quanto pare, dovrò aspettare.
Vedete, in realtà non sono attenti all'ambiente circostante, sono solo forti. Quella cosa dell'ambiente circostante è una cazzata. Ah già, tu resisti. Quindi, frecce splendenti. È soddisfacente ucciderli con questa mossa, veramente. Con questa mossa puoi sfondare veramente i cieli divini e oltre i cieli dell'avventura. Lancia senza paura la tua sfera, poiché, scusatemi, non dovevo. C'è qualcos'altro che posso prendere qui? Sembrerebbe di no, a parte questo forziere. La mazza del giudizio. Oh, Ryuji, un'arma per te. Oh, peccato che è già un'arma utile. Allora, qui c'è una stanza. Wow, c'è puzza di muffa. Una biblioteca, eh? Sembra fin troppo sospetta. Che vuoi dire? Ma dai, è una biblioteca in un castello. Deve nascondere qualche meccanismo. Diamo un'occhiata in giro, Joker. Allora, sono sicuro che ci fosse un altro libro. Perfetto. Questo libro ha qualcosa di strano. Allora prendilo. Il libro del re. Il libro del re? Cos'è? Allora, vediamo. Vediamo. La storia di Kamoshida. Sulle orme di Kamoshida. L'eroico Kamoshida. La legge di Kamoshida. Ma che diavolo? Sono tutti libri su Kamoshida. Ora che ci penso, prima abbiamo trovato un libro, vero? Credi che senti qualcosa? Proviamo a metterlo qui. Sì, forse mettendolo qui succederà qualcosa. Il libro del re è quello che più si addice a tutta questa storia. Clic. Ok, ci entra. Poi qua ce n'è un altro. Qui ci sono i libri di ogni tipo. I titoli non hanno legami particolari, eh? Nel titolo di questo libro c'è il nome di Shio. Un momento, non solo in questo. Tutti i libri di questo scaffale parlano di studentesse. Antakanaki, la bambola affascinante. Porca vacca. E quello che cavolo è? Il libro della regina. Clic. Forse non è quello giusto, però credo di sì. Credo, non ne sono sicuro. Un momento, i libri su questo scaffale sembrano familiari. Sono i nomi dei membri della squadra di pallavolo. Ok, allora ho fatto giusto. Aspetta, ma che diavolo? Nei titoli ci sono solo ragazzi della scuola. Ryuji Sakamoto, la scimmia volgare. Quella è su Skull. Che bastardo. Chi diavolo si crede di essere? Il libro dello schiavo. Clic. Vediamo. Dovrebbe essere tutto giusto. E la stanza segreta si aprì. Wow, si è aperta. Ce l'hai fatta, Joker. Vediamo che cosa c'è all'interno. Niente di buono già dalla vista primaria. Che razza di stanza è? Ci sono foto di Suzui praticamente ovunque. Che schifoso, mamma mia. Un momento, è lei nelle foto? Che in realtà sono... Se ci fate caso, le foto soprattutto su questo muro, anzi anche su tutti gli altri, sono sempre la stessa le stesse 3-4 foto sparse un po' ovunque, ma sono sempre quelle. Pagherà per tutto questo. Sì, assolutamente. Ora sono ancora più motivata. So che sarà orribile, ma dobbiamo cercare in questa stanza. Deve esserci qualcosa. Si è cercato di nasconderla con un trucco tanto elaborato. È incredibile, tra l'altro, che sia riuscito a creare un trucco tanto elaborato. Oh, guarda la mappa. Clean. La mappa. Ah no, quella è una medaglia? Ah, giusto, la mappa è sotto. A giudicare dalla forma e dimensioni è la nostra chiave. Ricordate l'intaccatura rotonda vicino a quelle sbarre? Un momento, sotto la medaglia c'è qualcosa. Ma va? Che davvero non l'avevate vista? Oh, una mappa diversa da quella che abbiamo. Niente male, prendiamola. Perfetto, ora... Scusate il singhiozzo, veramente. Abbiamo la mappa completa. Ci condurrà dritti al tesoro. Eccolo qua. Già, guarda, deve essere qui. Che poi perché tutti quanti hanno una mappa nel proprio cervello, chi lo sa. Un edificio dalla forma strana, che sia una specie di torre. Considerando dove ci troviamo, dovrebbe essere più o meno a metà strada. Bene, diamoci una mossa. No, ora che sappiamo quanto ci manca, possiamo gestire meglio il tempo a disposizione. Continuiamo ad esplorare, ma riposiamo quando necessario, Joker. Invece no, Mona. Facciamo tutto il primo cazzo di giorno. Tutto il castello in una giornata sola.
E voi? Che ci fate qui? Merda, ora ci beccheranno di certo. Se vogliamo tornare indietro dobbiamo superare questo tizio. Facciamoci strada. Niente di più diverso dal solito, insomma. Oh, che sta succedendo? Quel tipo è fluorescente. Quella è... Ma che le prende? Parla tra sé e sé, ma non fa alcuna mossa. Attenzione, se i miei calcoli sono corretti, questo sarà un po' problematico. In realtà non è vero. Va bene, allora me ne occupo io. Fa attenzione. Minchia. E che cazzo? Wow, ma che diavolo! Ha iniziato a muoversi quando l'abbiamo attaccato, proprio come mi aspettavo. Una volta sconfitta... Ehi, voi, guardate qua! Mona! Yatta! Quanto scriptata, però. Ma che è esplosa! Vi spiegherò dopo, concentriamoci sulla battaglia ora. In pratica, quelli fluorescenti esplodono e fanno danni a tutti quelli circostanti, fine. Ecco qua, risolto tutto. Oh, ma guarda un po', non si è risolto niente ancora. Perfetto. Un'altra come quella di prima. Attacchi casuali rendono solo tutto più difficile. Forse è meglio sconfiggerla in più in fretta mirando alle debolezze e facendola scoppiare. Oppure possiamo addormentarla e immobilizzarla così da occuparcene in seguito. Ma no, perché dovrei, scusami. Il bello di questa cosa è proprio farli esplodere. E tu beccati una martellata in faccia. Proprio quadritto sul cranio. Aia. Mi sa che ho sbattuto la testa da qualche parte. C'ho un bernoccolo. Davvero? Quando me lo son fatto male? Boh. Le cose che scopri durante le registrazioni video. Wow, non ho mai visto un'ombra così fremente. Quelle le chiamo ombre sciagura. Sono davvero spaventose, ma dove? Ma finché la affronteremo come si deve, potrebbero rivelarsi fruttose, no? Anche perché una volta sconfitte droppano oggetti, quindi sì, in pratica sì. Esatto, se dovessimo incontrarne altre ci conviene concentrarci innanzitutto su di loro. Sì, sembra un buon piano, Mona. Quindi... Oh, sapete cosa? Non abbiamo mai usato quello strano libro sul bodybuilding. Oh già, quella stronzata dei segreti per pompare i muscoli. Esatto, mi chiedo perché non ci sia ancora servito. Beh, capisco cosa vuoi dire, Panther, ma la nostra priorità adesso è avanzare nel palazzo. Se dovessi intuire dove va posizionato questo libro, Joker, faccelo sapere, ok? Credo proprio di saperlo dove vada. Penso proprio che vada qui. Lo scaffale dei muscoli. Buttaci dentro questo. Quindi vuoi provare a infilare qui il libro? Eh già. Clic. Eh? Non va bene quello? Forse c'è qualcosa incastrato lì dentro. Perché non provi a infilarci la mano, Skull? Perché lui? Ehi, c'è qualcosa qui dentro. Ci siamo. Oh, fico. Ecco tutto. Un frullato proteico. Nessun pulsante segreto, ma abbiamo ottenuto comunque qualcosa. È pur sempre una vittoria. E un ringraziamento extra per Joker, che ha perlustrato da cima a fondo quella sala. Continua così mentre avanziamo nel palazzo, d'accordo? Forza, proseguiamo con l'infiltrazione. Direi che è un ottimo piano.